Ciao bambini, ciao ragazzi, buon giovedì e ben ritrovati in questa quinta settimana di Quaresima. Come ormai sapete, in questo periodo mi sono messo alla ricerca di persone che attraverso le loro azioni nella vita hanno raggiunto la santità. E allora anche oggi voglio presentarvi le mie ricerche che riguardano un personaggio unico e speciale. Ecco, non è ancora santo, ma bensì beato. Allora venite, vi invito qui con me al libro delle storie per raccontarvi un episodio della sua vita. Voglio raccontarvi un momento particolare della mia vita. Si tratta degli ultimi istanti che ho vissuto prima della mia morte. Era il 15 settembre 1993, proprio il giorno del mio compleanno. Avevo compiuto 56 anni. Ero uscito a fare delle commissioni in macchina ed ero appena rientrato. Ho chiuso l'auto e mi sono incamminato verso il portone di casa mia. Ad un certo punto ho sentito una voce. Padre! Mi sono voltato e in cuor mio sapevo ciò che stava per succedere. Sapevo che prima o poi sarebbe successo, perché di minacce ne avevo già ricevute tante, ma non mi avevano mai fermato, perché più di ogni altra cosa io volevo il bene di tutti i ragazzi. Volevo che vivessero una vita felice e non una vita da mafiosi. Quindi, quando mi sono girato, ho sorriso a quelle persone che stavano per uccidermi. Vi aspettavo, ho detto. Poi gli spari della pistola che reggevano in mano mi hanno raggiunto. Ecco, un primo indizio è che questo personaggio era un sacerdote che per il bene ha combattuto fino alla fine, donando la sua stessa vita per vincere il male. E allora ho qui un oggetto che rappresenta proprio la sua vocazione, aiutare tutti i ragazzi ad allontanarsi da una vita criminale, in cui avrebbero rischiato di finire anche in prigione, con il gioco, intrattenendoli, facendoli vivere una vita normale. Per questo ho scelto un pallone che rappresenta proprio quel desiderio di vivere una vita da ragazzo. E allora andiamo avanti e raggiungiamo l'angolo delle lettere. Ho qui proprio una lettera che gli hanno scritto. La tua fama del rompiscatole mi ricordo che nasceva proprio nelle aule scolastiche, quando per la prima volta ti apprestavi a conoscere una nuova scolaresca. Ti presentavi in classe con una scatola di cartone, attirando la curiosità di tutti noi, e dopo averla adagiata davanti alla cattedra, vi saltavi sopra dicendo: "Ragazzi, mi presento, sono un rompiscatole." Ci hai ricordato il valore di un grazie, come riconoscimento e gratitudine verso l'altro. Ci hai richiamato al senso delle regole in una partita di calcio, come rispetto dell'altro. Così sei stato educatore e testimone del Vangelo anche per noi, un tuo ex alunno. Ecco, il nostro beato, oltre a essere un sacerdote, era anche un professore di religione e deve aver cambiato veramente tanto la vita dei suoi alunni. Ma venite con me, voglio mostrarvi i luoghi in cui ha vissuto e in cui ha operato. Ecco qui, vedete? Ha vissuto nella città di Palermo e in particolare nel quartiere di Brancaccio. E procediamo e arriviamo all'angolo delle foto. Qui abbiamo due foto. La prima presenta il centro di accoglienza Padre Nostro, fondato dal nostro beato nel 1991. Questo luogo ha l'obiettivo di promuovere e migliorare la qualità della vita delle persone attraverso la piena espressione dell'individuo, sia esso bambino, giovane, adulto o anziano. Mentre qui, questa è la parrocchia di San Gaetano e Maria Santissima del Divino Amore, dove il nostro beato fu parroco dal 1990 al 1993, anno in cui fu ucciso. Bene, queste sono le mie ricerche. Ed ora è il momento di fare spazio intorno a noi, di fare silenzio e accogliere nel nostro cuore Gesù con questa preghiera. Beato martire, sei stato per grazia di Dio operaio infaticabile nella sua vigna, testimone audace del Vangelo, fratello e amico dei giovani, difensore dei poveri e degli oppressi. Fa che anche noi possiamo avere il tuo impavido coraggio nel rifiutare il male e ogni compromesso con i poteri tenebrosi
tenebrosi e criminali degli uomini, per rimanere fedeli a Cristo e così entrare nella gioia del suo regno. Amen. Ecco, siamo ormai giunti alla fine di questo momento. È giunta l'ora di lanciare la sfida di questa giornata. Vi ricordo di inviare le risposte alla mail o al contatto che i vostri oratori vi hanno indicato. Chi è il beato di cui abbiamo parlato? E dove è nato? E poi una domanda forse la più difficile che vi ho mai fatto. Oltre a Rompiscatole, il nostro beato aveva anche un altro soprannome. Vi invito a cercarlo, a scoprirlo. E detto questo, non posso far altro che salutarvi e darvi appuntamento a settimana prossima, non più di giovedì, ma mercoledì. E quindi un saluto.